Non è. Bello però! Space Valley. Riverenzi a tutta la valle spaziale. Allora, come mettere via sto zucchino? Ah, è già arrivato? Conosciuto perché è un bravissimo musicista. Prima mi ha fatto l'elenco mentre veniva in macchina di tutti gli strumenti che suona. E ne suona un botto. Il pianoforte, suona la chitarra, il sax. Cos'altro suoni? Non te lo dirò mai. Dato che non gli bastano gli strumenti che sa suonare, fa diventare strumenti musicali oggetti che non sono strumenti musicali. Quindi praticamente fa un po' essere uno strumento. Cioè fa Space Valley musicale. Esatto. Il rullo di tamburi, quando vuoi entra da quella porta. Signore e signori, Moreno Pietrella. No. Aspetta che mi sia incastrato. L'applauso. Eccomi. Ho portato la sedia, mi avete detto di portarla. Vi prego, qui al centro. Eccomi. Signori e signore, Pietro Morello. Salve. Carissimi. Cesare prima mi ha detto che devo farmi i capelli azzurri perché sta molto bene nel set. No, ma i suoi capelli sono perfetti. Sono perfetti. Tu non saresti tipo così. Playmobil. Cioè, sono perfetti. Vabbè ragazzi, suoniamo il corno. Non ce l'abbiamo il corno, però suoniamo un sacco di altre cose. Forse. Forse, esatto, mi avete dato una responsabilità pazzesca. Io e Cesare ci sfideremo a fare il migliore seguendo un po' l'insegnante. Tipo un art attack, no? Una sorta sì, di esatto. Di brutto. Voi guardate. Posso darmi i voti su chi lo fa? Certamente. Certo. No, 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 è una gara. Che bello sono. È una gara. Può essere uno strumento musicale? Guarda che entrata di scena. Ecco, suoneremo anche questi, giusto? Ma tu hai già provato? No, davvero, non dobbiamo farlo. Ah, non suoniamo i preservativi, sono venuto qui solo per questo. No, faremo delle cose particolari. Salutiamo la Durex che non ci ha pagato per... Esatto, sono preservativi. Partiamo. Zucchina. Rossi questi zucchini. Dove li avete trovati? Ma una curiosità, come suonano? Teoricamente lo scopo è fare un flauto. Perché vedi che anche la forma, non lo farò mai più. La forma è abbastanza simile. Flautosa. Okay. Lì dentro Cesare in teoria ha un sacco di attrezzi. Ah, ma è uno scatolone fabbricone. Sì. Siamo... Se riusciamo a farlo io e Cesare possono farlo. Esatto. Questo è facile questa cosa. Cioè che dopo schiere di ragazzi si mettano a fare flauti. A fare flauti con zucchini. La prendiamo. Per adesso di coltelli. Coltelli. Solo coltelli. Fatelo con noi. No, no, prendi il coltello. Sei tutto piccolo. Oversize oggi. Ok, dobbiamo recidere perché poi questa parte ci può tornare molto utile. Ma la teniamo. Sì. Adesso serve svuotarli. Nello scatolone fabbricone incredibile. Ah, ma è finito l'utilizzo del coltello? No, no, tornerà utile. Ah, ok. Avanti. Questo può essere utile. Che cos'è? Questo non può essere utile. Neanche questo per scavare è difficile. Questo può essere molto utile. Provate a essere il più centrale possibile, no, per favore. Ah, ma tanto è morbido. Perfetto, avete preso. Guarda, sembra uno zucchino che entra nel tavolo ed esce. È vero, fighissimo. Se fai così fai proprio... No, no, nel setto. No, no, bene. Allora, dobbiamo andare molto più in fondo di così. Ma bellissimo. Ma non l'ho mai fatto. È molto... Oh, no, ma sì, la sesima. Sì, sono stupido, ok? Allora, adesso io proverò a usare questo per andare un pochino più a fondo. Ma cos'è questo stantuffo gigante? Quello che dovrebbe permettermi di suonarti lo zucchino. Allora, lo scopo sarebbe farne... Dovremmo riuscire a farlo un pochino più largo il buco. Ancora più largo? Vabbè, ne sono attento, Oh no, l'ho bucato. No! Non importa. Va bene? Tiralo via. Ah, grande! Bravissimo! Ma sono le pinze dell'acquario. Credo di essere a un punto accettabile. A noi piace... Devi fare le note. L'hai rotto anche te? Lì c'è lo scotch apposta. Ah, ok. Scotchalo. Ho già fallito, cazzo! Ci deve essere un qualcosa da un lato che permetta... Esatto, ma tu non ti preoccupare, adesso ci arriviamo. Così va bene? Sì, hai fatto un lavoro meglio del mio. Del mio? Quindi figurati. Bravo, 7-. Sì. Il motivo per cui vi ho detto di tenere il capocchio è perché dovete riuscire ad arrivare a una cosa del genere. No, questa cosa è impossibile. È troppo perfetta. Ma l'hai fatto? Banana. L'obiettivo è farlo grande come la circonferenza che avete appena... Difficilissimo. E fai attenzione che se lo fai troppo piccolo hai buttato. Io credo di averlo appena fatto. No, no, è perfetto. Mamma mia. Può essere una borraccia? Sì. L'obiettivo adesso è far sì che suoni come un flauto. Questa è una domanda da 1 milione di euro. Vai. Dove esce il suono del flauto? Dalla fine. No. No, da sopra. Da sopra. Esatto. Dal taglietto. Esce dal fischietto. È un taglietto. Quindi teoricamente il flauto, anche se lo tappi, lui suona comunque. Ah, perché sì. Esce dal fischietto. Noi dobbiamo creare quel fischietto. Io c'ho lo scotch però. Non ti preoccupare, usiamo l'altra parte. Lui sarà in difficoltà, però se perché? Perché c'è lo scotch. Lì. Ma ce la possiamo fare. Dobbiamo fare una cosa difficile. A circa un centimetrino fai un taglio fino, cioè deve uscire il coltello, devi vederlo. Se fai questa cosa qua, ti permetto di piano che lo rompi. Così, così. Bravo. È un po' obliquo però. Non importa. Forse suonerà meglio. E poi devi fare, questa è la parte più difficile della vita. Strapeso. Una cosa a 45 gradi così. Circa, se sono 48 non puoi. Ecco, bellissimo. Deve venire fuori questo. Ah, bellissimo. Un flauto. Chiaro, wow. Che è troppo inclinato? Considera che Nelson non cucina niente nella sua vita.
vita, quindi apro. No, lì è più geometria. Esatto. Bravissimo, tocca a me. Adesso voglio vederti con lo scotch. Perfetto, basta. Basta. Attento. Oddio. Allora, ho difficoltà a pensare che suonerà. Questo tappino, vi ricordate che il flauto ha un taglietto piccolo in cui soffiano? Il bocchino. Dobbiamo creare il bocchino. E scusate, quando sento bocchino rido. Perché sei rimasto ai 6 anni. Prendi il cosino. Ma una fetta di banana. E devi fare così. Cioè, lo rendi una U. Ah. Ok. È buono. Oddio! Quello di là prima funziona. Che a me. Sono arrabbiatissimo. Senti che però fischia un pochino. No. Oddio! Ma quello di Nelson è perfetto. Ecco. Ma tu adesso puoi fare il flauto. Tu sei arrivato al punto. Ah, ma tu stai usando la punta al contrario? Sì. Ok. No, non sì, più. Chiudi i buchi. Aprine uno. Hai sentito che cazzo è? Devo fare un altro video. Lo manda mia mamma. Vabbè. Guarda, mamma, suono una zucchina. Sì, fiera di me. Sono un fallimento per la mia famiglia. Quello di Cesare che cos'è? Va meno del mio adesso. Invece c'è Nelson che ha creato una tromba. Basta. Non credo di riuscirci adesso. Ciao mamma. Vabbè, ho fallito. Però quello di Nelson suona, quindi infatti, comunque ho fallito solo a metà. Bene, ha funzionato? Quindi può essere uno strumento musicale? Sì. 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 Ma adesso momento concertino. No, non suona più. No, come non suona più? No, l'ho rotto. Cannuccia. Allora, che colore volete? Io sono daltonico. Ti do questa qui viola. Io so che non è viola questa. Allora, è suonare una cannuccia. Voi sapete come funziona un oboe? L'oboe funziona con due ance messe così che vibrano quando ci soffi dentro. Ah, ok. Abbiamo bisogno delle forbici. Io quelle grosse. Io quelle medie, lui quelle piccole. Quelle chirurgiche e lui quelle piccole. La parte principale di tutto questo esperimento, che spero funzioni, è appiattire uno dei due lati della cannuccia. Aspetta, che lo facevo al McDonald's del Lido. Ah, ma mi dà fastidissimo. No! Ma non è vero, ma scusa, come hai fatto? No! Sono rimasto male. Questo invece ci avevo messo abbastanza poco a capirlo. Allora, una volta appiattita, devi tagliarla in modo che sia... Una freccia. Devi fare una freccia, sì. Ho paurissimo. Madonna, anch'io è questo, una questo è il momento pazzesca. In cui rischi di rovinare ma, tutto. Poi ti trema la mano. Ok, io andrò avanti col mio... Ah, perché non è finito. No, si può fare di meglio. E come suona? No! Oddio! L'ottamatone, come si chiama? Ma può uscire un suono così forte da una roba così piccola? È il principio dell'oboe, è che le due ance che vibrano si schiaffano come delle cioè fai proprio... Adesso, se tu fai i buchini, puoi fare... Quali faccio? Non ci sono stuzzicadenti incandescenti? No, ma io lo faccio facendo un tagliettino. È un kazoo! È un kazoo! È vero, il kazoo! Bellissimo. Non suona Pietro la mia. Lo sai vero Cesare che noi abbiamo il tuo strumento, vero? Portami il mio strumento. Avevo un buon orecchio prima di questa cosa. No, ma l'altro ormai è diventato. Vabbè, lui è Beethoven. Adesso io è come avessi limonato con Pietro. Bravissimo, è grave? Ma che gli viene un embol. Potreste essere comunque un trio pazzesco, Però quando riuscirete a creare questo strumento, passo dall'essere una cannuccia all'essere chiamato dai genitori: smettite di suonare perché altrimenti ti uccido. Oddio, Super Aladdin. Vabbè. No. È più bello così corto. È più bello così. Bello. Può essere uno strumento musicale? Sì. Direi di sì. E adesso momento concertone. Sei Bordeaux. CD-ROM.
Io non vedevo un voi CD. Voi li masterizzavate? Si può dire. Con contenuti di cui avevi la licenza. Allora assolutamente sì. Questa è una delle cose a cui ci ho messo più tempo per suonarlo, perché è complicatissimo. Ne servono tre a testa. Okay. Ah, però. Bello. Sembra che stai dando delle carte. Esatto. Ecco, ma cosa facciamo, tipo disc jockey? Rifacciamo un flauto, facciamo sempre flauti. Ah, vabbè. Ma vanno bene tutti o servono quelli riscrivibili? Questo qua funziona come un flauto africano molto ancestrale. Noi dobbiamo creare uno spessore, lo creiamo facendo i tre CD, e in questo spessore dobbiamo fare un foro che ci permette di indirizzare l'aria verso il basso. Ne prendi uno a caso e fai questo taglio, uno dritto così. Occhio che si spaccano e esplodono se si spaccano. No, no, Nelson, ma perché? Ma cosa? No? Bravo, acceso. Ok, il principio è questo, fare questa cosa qua. Mettete quello tagliato in mezzo, così da solo non suonerà neanche se pregate in una lingua famosa. Mi date una tazza di Space Valley bellissima? Comprate le tazze di Space Valley? Certo, arrivano. Link qua sotto in descrizione. Il principio della tazza di Space Valley, e funziona solo con la tazza di Space Valley, è di creare una cassa di risonanza, per cui se tu ce lo metti sopra... Ma va là, vabbè. Questo ci ho messo tantissimo a farlo. Se non ti riesce. Se no, potete bere direttamente. Se non tazza, ti riesce, fai così, guarda, metti quello centrale leggermente più avanti degli altri, tipo leggermente in fuori. Poi lo appoggi sopra senza rovinare tutto. Suona! Finalmente suona qualcosa. Più profonda la cassa di risonanza, più il suono sarà profondo. Ma se metti l'acqua nella tazza cambia nota. Sì. Allora, alcuni direbbero genio, altri direbbero pazzo. A voi nei commenti la scelta. Può essere uno strumento musicale? Sì, sì, sì. Ma vaffanculo. No. Va bene. Cocco. Siamo arrivati a un alimento che Pietro non ha mai suonato. Che l'abbiamo proposto noi. Flauto. Ma è un'ocarina. È stato subito un'ocarina. Esatto. Però noi non faremo proprio un'ocarina, perché l'ocarina funziona come il flauto. Quindi ha sempre quel taglietto. Sì, io amo appena noi so cerchiamo cosa sia. Avete presente come funziona il flauto traverso? Come quando suoni una bottiglia. Quando suoni una bottiglia tu soffi verso il basso. Vogliamo fare la stessa cosa. Vogliamo ricreare una bottiglia. Quindi dobbiamo fare un buco. Attento, c'è il dito dietro. Esatto, ti fai malissimo. Vabbè, io. Ma perché il cocco, ragazzi? Chi è che è venuto in mente di fare il cocco? Vabbè, con giustamente. Ma questo ragazzo, bro, è intelligente, eh? Sì, vero, bravo, vero. Bravo. Quando tu fai questi esperimenti. Oddio! Oh! Quasi alla fine? Oh! Bravo! Scusate, non ti preoccupare. Adesso puoi provare a fare due cose. Ma la prima difficile sarà svuotarlo. Cioè, devi togliere la polpa bianca. Togliere la polpa bianca. L'ho fatto l'altro giorno. Che Pietro ormai ha il suo strumento e non mi frega più niente. No, adesso voglio migliorarlo, voglio fargli le note. Ah. Oh. Non si scalfisce. Zero. Di cosa hai fatto? Impenetrabile. La mia idea era di fare un altro buco per modificare la nota. Non vuole essere un insulto, ma sembra di vedere tre scimpanzà dietro un tavolo. Raga, ma non si scalfisce di un millimetro. Mi dai il mio Dremel, per favore? Certo. Ora si mette a scolpirlo. Vabbè, ma con questo super easy. Ma che figo. Sembra burro. Aspetta. Questo qua è il principio di funzionamento. Sapete di quando fanno il corno con la conchiglia? Che si mette a fare tu 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 tu. Ecco, il principio è uguale a quello che abbiamo fatto col cocco. Quello di Cesare invece cosa dovrà... Cioè, lui sta preparando il cocco per tutti. No. Non ho capito se ti ha percutato, Pietro. Pure. Sì, ma è solo perché volevo mangiarlo. Può essere uno strumento musicale? Sì. No. Che cosa ho suonato io? In realtà l'ho fatto fare perché le due cose cave fanno poi cloclo. È proprio da scemo. I piatti da scimmia. Saluto a tutti quelli che nell'orchestra suonano i piatti. No. Preservativo. Io non sono tanto fiducioso. Ma questo non l'hai mai suonato? No. I sette bello sono gli unici che possono farcela. Perché? Perché sono piccoli e duri. E adesso, che idea hai? Allora, non è che ho un'idea. Che odore di sesso, scusate. No! Ma no! Beh, sì. Avete presente i palloncini? Quando li gonfi, poi li fai svuotare. Ecco, okay. Quello è l'unico principio per cui questa cosa può. Ok. Hanno un odore diverso. Non è vero? Sì, è vero. Sa di sono bergamotto. Usati. Sì. È un po' agrumato. Ah. Sa di bergamotto. No. È buonissimo. No. Adesso bisognerebbe gonfiarli. Perché, cioè, nella mia testa funziona solo se lo gonfi. Oh, non me lo ricordo. Ok, si può fare. Aspetta. È un elefante. La cosa che fa ridere è che dopo rimani con quella. Non riesco a gonfiarlo. Dai, ma veramente. Ma non ho capito, è diventato una sfida che non scoppia. L'unica cosa che dobbiamo fare è fare.
Quello è lo scopo. Può cambiare anche il pitch. Vabbè, grazie al c***o, tiri di più, tiri di meno. No. Secondo me non funziona col preservativo. Vabbè, grazie. Aspetta, abbiamo le cannucce di prima? Sì, 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 certo. Prendi una cannuccia. Ho avuto un'idea. No. 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 Voglio provare a fare una cornamusa. Non proprio una cornamusa. Che c***o vuol dire voglio provare a fare una cornamusa? No. 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 Non funziona, no. Quindi? Può essere uno strumento musicale? No. 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 Funzionassero tutti sarebbe strano. Uovo. Questo qui è la cosa che mi ha preso più tempo nella mia vita. Hai detto 3 giorni. Voglio che lo faccia Cesare. Grazie. Perché lo si può fare solo uno alla volta con Dremel. Ok. E solo con delicatezza. Dovrei fare qui sopra un buco. Quindi accendi il Dremel. Ma paurissima. Sento che l'ha sciolto il cocco prima. E quindi, ma proprio con una delicatezza. Non dritto, dritto, dritto. Come una punta, come una penna. Oh mio Dio. Guarda il fumo! Okay, wow! Okay, ok, questo qui è il forino che ci servirà per svuotare l'uovo. Ok. Solo che se lo giri non si svuota. Quello mi ha occupato un giorno. Okay. No. L'unico modo per svuotarlo è fare un altro buchino e soffiarci dentro. Ok. E fare tipo... Ma se metti dentro una cannuccia e succhi... Ma gli Il tuo orlo penso sia ancora dentro. Sì, esatto. Anche i bodybuilder al mattino invece del succhino. E soffi in quel buco, secondo me esce tutto. Wow! Oh, bellissimo. È stata una bruttissima immagine. Ah, Nelson è molto più sicuro, eh. Se mi vuoi come assistente, io vengo, eh. Ma dai, Nelson! Cosa stai facendo, Nelson? Dai, Nelson! Ah, basta! Nelson, non metta troppa pressione. Bravo. È un brufolone! Che immagine bruttissima! Teoricamente già così funziona, perché come il cocco, se tu soffi qua dentro suona, ma se tu soffi qua dentro e basta, è tipo impossibile. Con la cannuccia... Bellissimo. Esco. Ah. Tranne quello di Cesare. L'ultima cosa che voglio fare è fargli suonare la ninna nanna di Brahms. Ok. Ok. Secondo me non ti verrà un c***o. È molto facile questa tu. Cioè. Non ce la faccio. Pensi a una persona che apre un concerto così. Aspetta, 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 ce la faccio! A te non funziona proprio un c***o. No! No. Facciamo quel gioco che schiaccia le uova e non si rompe. Un elefante in vetreria. No, 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 non gioco, farlo, non farlo, che ci facciamo una frittatina dopo. Ma si rompe. Ma non si rompe. No, si rompe, si rompe, perché appena... Si rompe, si rompe. L'ho rotto. Scemo. E niente, l'applauso a Pietro. Beh, almeno ha suonato. Può essere uno strumento musicale? Sì! Più o meno. Sì! No, no! No, dovevamo fare il concertone. No. Sai com'è che non si rompe l'uovo? Mm. Così. Ma neanche col pugno, eh? Teoricamente così non si romperà mai. Teoricamente. Oggi ti cadono le cose di mano, eh? Pitanti, speriamo vi sia venuta voglia di musica, voglia di suonare, voglia di creare strumenti. Suggerite nei commenti degli strumenti. I più votati, Pietro, sul suo profilo TikTok, li suonerà. Altra cosa che io vi chiedo personalmente è andate da vostra nonna e rompete gli coglioni con le cannucce oboe. Mandateci video sul nostro profilo Instagram e bombardate anche Pietro. Vi lasciamo in descrizione tutti i link utili per andare a scoprire il mondo musicale non di Pietro, perché fa un sacco di altre cose. Ne abbiamo parlato in live, quindi probabilmente trovate la live ricaricata sul profilo archivio di Yak e Yak. Parleremo di un sacco di cose interessanti. Cosa ti rimane di questa giornata? Sì, è vero. Che sono un grande. Tu hai una capacità di applicarti. Sono un incredibile. E Cesare è una bellissima persona. Bravi tutti e due, bravi. Devi dire, è intelligente ma non si applica. Non si applica. È un modo per dire stupido. È intelligente ma non si applica. Ok, grazie. Arriverenze. Bella guys, sono un bloggerino. Tutta la notte con la Fiorenza qua.